Ciao. Si preparano le poetesse Liliana Fiocca e... No, è il poeta Renato Di Pane con bombe di carta. Quindi, Liliana Fiocca, prego, con Non avere paura. E il poeta Renato Di Pane con bombe di carta. Non c'è? Ok, Liliana. È presente Renato Di Pane in sala? No. Ok, Liliana, grazie per la doppia veste che hai svolto questa sera. Insomma, è regista della serata e poetessa. Grazie a te e a tutti quanti, buonasera. E fate un applauso un po' più fragoroso, che non si scassano le mani. Grazie a tutti. Questa è una poesia che posso dedicare anche a tutti quanti voi, perché possiate riflettere. Non avere paura. Non avere paura per quello che proviamo. La nostra storia fa paura solo a chi non prova sentimenti tanto forti e potenti da aver superato gli ostacoli del tempo. Non avere paura di amare. L'amore è tanto grande da avere il potere di sconvolgere la mente rendendoci padroni del mondo. Non avere paura di stringerti a te per sentire il calore del mio corpo e nasconderti fra le mie braccia. Non avere paura del giudizio del mondo. Il mondo non può sapere quanto grande sia il nostro sentimento. Abbiamo scalato montagne, abbiamo attraversato deserti, abbiamo riempito valli ed oceani, abbiamo volato con gli uccelli. Ci siamo inabissati nelle acque profonde dei mari. Non avere paura di amarmi come mi ami. Lascia tutto e vieni con me. Abbracciami forte. Amami oltre la gente. Amami oltre il mondo. Amami oltre tutto. Ed io ti innalzerò al cielo pregandoti di venire con te. Complimenti Liliana, brava, premi Anna, foto di Rito Massimo. Grazie, grazie Liliana, grazie per la doppia veste. Allora Massimo, i prossimi. Allora, invito sul palco i poeti Raffaele Di Palma e Antonio Pascucci.